Sta per cominciare una nuova giornata in quel di Monte Carlo, nel Principato, ma veniamo da una giornata ricca di spettacolo, emozioni, sorprese, che ci ha regalato delle indicazioni notevoli per questo torneo, il prosieguo di questo primo Masters 1000 sulla terra. Abbiamo due italiani agli ottavi di finale, cosa assolutamente non scontata, visto che siamo orfani del nostro numero uno, siamo orfani anche di quello che era il campione del 2019 di questo torneo. Ma Lorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno raggiunto questa fase del torneo e non era insomma scontato, soprattutto per Musetti, arrivarci. È stato invece eliminato Lorenzo Sonico, che pensavo potesse aver avuto uno scatto dopo un sussulto, almeno dopo quello che era successo al primo turno, ossia una bella vittoria piena contro Ivaska, invece anche complice una bella prestazione da parte di Gere, questo scatto ancora non è arrivato. Ma la prima pagina non può che essere di Lorenzo Musetti, che vince per la seconda volta in carriera contro un top 10, per la seconda volta in carriera contro Gerry Assim, che era stato battuto anche l'anno scorso a Lione ed è ancora una volta battuto quest'anno a Monte Carlo. Ha giocato una partita come non la giocava da un po' di tempo Musetti, perché sicuramente ecco, l'avversario l'ha aiutato perché ha giocato una partita ricca di errori. Ogier Assim aveva giocato piuttosto male anche la settimana scorsa in Marocco, a Marrakesh. Musetti trovo ancora che subisca un po' troppo il gioco, cosa che spero che non faccia oggi con Schwartzman, che può essere un avversario anche consono per certi versi, per le caratteristiche di Musetti. Musetti l'ha già battuto ad Acapulco, ma il giocatore Schwartzman che sì, appunto, ha tantissime caratteristiche positive, la velocità nei piedi. È un combattente nato, è bravissimo con il colpo dopo il servizio, è bravissimo a manovrare il gioco, però è un avversario che non ti sfonda e quindi spero che Musetti anche oggi riesca ad avere il suo habitat un pochino più vicino alla linea di fondo campo, cosa che ieri ha fatto a tratti. Quando si è avvicinato alla linea di fondo campo o ha messo i piedi dentro il campo e quando ha comandato il gioco è stato un grande Musetti, che comunque ha fatto anche delle prodezze in fase difensiva. Ma soprattutto anche quando mette i piedi in campo e quando riesce ad avere il pallino del gioco, ha dalla sua parte un'arma come la palla corta che chiaramente non puoi avere se giochi dai teloni. E questo è fondamentale, fondamentale per un giocatore come Musetti, perché non avendo comunque una pesantezza di palla abbacinante, può compensare con questa sua arma, ossia della manualità. Però ieri è stato continuo per tutta la partita, è stato bravissimo anche nel secondo set perché ha ripreso subito il break, approfittando anche di tantissimi errori di dritto da parte di Ogier Assim, che ha fatto sui 19 gratuiti, 14 ne ha fatti col dritto, che è il colpo più costruito anche del suo gioco e che spesso lo abbandona, spesso non lo sostiene anche nei momenti decisivi. Musetti poi ha servito anche discretamente ed è tornato a vincere un tiebreak,
tornato a vincere un tiebreak, l'aveva perso con Pere, l'aveva perso con Tabernero la settimana scorsa. I tiebreak erano, diciamo, l'arma principale, ecco, di Musetti a livello, quando si è affacciato a livello ATP. Erano quell'arma che lui aveva, diciamo, erano i momenti in cui riusciva ad esprimere il tennis migliore in assoluto. Aveva vinto i primi 10, poi il primo perso con Hurkacz, il periodo negativo che poi si è anche tramutato in tutti questi tiebreak persi. Ecco, speriamo di ricominciare questa abitudine anche di vincere i tiebreak, perché è un qualcosa di sicuramente non secondario, ecco. Di fronte ci sarà Schwarzman, invece per Sinner ci sarà Rublev, che è venuto a capo. È venuto a capo di De Minaur. Sinner non è che abbia convinto, ha fatto scintille anche ieri. Ma in realtà è dall'inizio della stagione che, secondo me, la partita con Kyrgios è stata la migliore. Per il resto non è che Sinner abbia fatto faville, diciamo, in questa stagione finora. Vediamo quello che ci mostrerà, ecco. Però il fatto che abbia vinto 18 partite su 21 non facendo faville, nonostante che poi non è che abbia avuto a volte avversari di fronte di tutto questo rilievo, il fatto però che abbia vinto 18 partite su 21 non brillando è molto rilevante. Il fatto che ne abbia vinte anche molte al terzo e 3 partite annullando match point non è banale neanche quello. Ieri ha fatto fatica, soprattutto nel primo set, al servizio di scontinuo. Ma tante volte anche con il dritto, mi viene da dire umorale, un dritto favoloso e lo scambia dopo magari un dritto sballato, e anche con il rovescio ha sbagliato tanto. Non ho visto problemi fisici, ho visto un po' spaesato, come se non trovasse bene le coordinate del suo gioco, poi in qualche modo non si sa come riesce, ed è una sua grande caratteristica, il fatto che comunque rimane sempre attaccato alle partite. Però le partite sono sempre più, anche con gli avversari ai primi turni, non sono mai partite banali per Sinner, sempre sti drammoni, sempre queste partite sofferte, sudate, che vanno in lotta, game, mai vantaggi, mai un turno di servizio banale. Sempre in lotta, sempre, non c'è mai una partita di Sinner che vada lineare, sempre laboriosa, sempre pesante, ecco. Speriamo che non paghi le fatiche dei primi 2 turni contro Rublev, perché comunque ieri non è che avesse impattato bene con la partita, poi è stato bravo a rimontare contro De Minaur. Vediamo, io, per me è una partita giocabile, ecco, questa per Sinner. Può vincere con Rublev, che ha vinto l'anno scorso, anche se non è un precedente, diciamo, lascia il tempo che trova, perché a Barcellona, dopo che Rublev veniva dalla finale a Monte Carlo, vediamo, insomma, quello che può riuscire a costruire, che può riuscire a costruire Musetti oggi, insomma, scusate, Sinner oggi. È una partita giocabile, è una partita giocabile. Ha perso appunto Sonego. Sonego ieri ha fatto combinato poco in risposta. Poi l'impatto con la partita non può essere quello. Comunque, con un giocatore che si regala a volte, però di solito regala quando deve chiudere le partite. Infatti, ha dovuto annullare 2 palle break. Ma per il resto Jerry è un giocatore estremamente continuo e non puoi regalargli un vantaggio di 2 break nel primo set. Quello è stato pesante comunque nell'economia della partita, perché Sonego non può entrare in partita dopo aver perso 2 turni di servizio e sotto 4-0. Ha pesato, perché poi il primo set
l'hai perso praticamente in quella maniera lì. E poi comunque nel secondo basta una disattenzione al servizio per compromettere un po' tutto, ecco. Peccato, peccato perché sicuramente, ecco, poteva essere un altro punto di svolta fondamentale, ecco, nella stagione di Sonic. Invece ancora non brilla particolarmente, ecco. Il buon Lorenzo Sonego. Speriamo che nei prossimi tornei possa trovare sempre di più la forma e la condizione giusta, perché ancora, insomma, fa un po' di fatica. Fatica che fa anche uno che non sembrava umano, che invece evidentemente ha qualche traccia di umanità, diciamo così. E sto parlando di Carlos Alcaraz, che ha perso contro stata veramente una bellissima partita, condizionata anche dal vento, quella fra Korda e Alcaraz, e nonostante Korda abbia sprecato tanto nel primo set, poi l'ha portato a casa, però era avanti 4-2, 40-0, e sembrava l'ennesima partita un po' buttata alle ortiche da parte di Korda, come quella con Nadal. Tante volte gli mancava veramente quel poco per fare un salto in più, quella con Khachanov l'anno scorso a Wimbledon, che sembrava veramente in pugno e alla fine gli è scappata di mano. Veramente alla fine è stato bravissimo, perché ha avuto più chance Alcaraz, che comunque ha servito due volte per il primo set, era avanti 3-0 nel secondo set, era avanti di un break anche nel terzo, e Alcaraz di chance ne ha avute tante, però non ha mai dato la sensazione nel match di essere padrone, sempre ha avuto la sensazione che comunque nella partita fosse più incisivo Korda, che giocasse meglio. E alla fine questa sensazione si è concretizzata con il risultato finale. Cast sembrava poco pesante, poco penetrante. Mi viene in mente il Nadal 2015, quel Nadal che cercava di fare le cose come faceva di solito, però era molto meno pesante e incisivo di quanto lo fosse nei giorni migliori, ecco. Un Nadal che con quel dritto lo faceva rimbalzare un po' a metà campo, ecco, che ieri Alcaraz non trovava grande profondità, non aveva soprattutto, non era penetrante, ecco, con i suoi colpi come lo era di solito, e questo comunque chiaramente è normale, perché l'adattamento alla terra battuta è stato veramente ancora è difficile, perché comunque si è allenato veramente pochissimo dopo Miami, ecco, su questa superficie. Anche Ruud ha avuto tante difficoltà contro Rune. Rune doveva vincere il primo set, l'ha buttato via, anche nel secondo ha buttato via un sacco di occasioni, però Ruud che ha convinto veramente pochissimo. Vediamo adesso fra pochi minuti con Dimitrov. È normale perché comunque hanno avuto pochissimi giorni dopo Miami per tornare ed abituarsi subito alla superficie diversa, alla superficie comunque anche delle condizioni differenti rispetto a Miami, e hanno fatto fatica entrambi. Ruud sicuramente aveva un tabellone più semplice a livello di primo turno rispetto a quanto non lo avesse invece Alcaraz, che ci ha lasciato le penne. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Commenteremo anche le coppe europee domani con la corrida di Madrid, con la favola Villarreal, con il Chelsea che sfida l'impresa. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di mi piace al video. Forza ai nostri due azzurri, e
E a questo punto, arrivederci ragazzi, nel prossimo video.